Recupero della quarta giornata di Serie C TNT Keglevic, l'ha seguita per noi Manuel Busetta. Sì, recupero della quarta giornata di Serie C, ma che recupero, bellissima partita, 9-5, vincono i Keglevic, tanto gol e tanto spettacolo per quello che abbiamo visto oggi in campo. Passiamo all'analisi delle formazioni Keglevic che devono fare di assenze pesante, soprattutto tre assenze pesanti come quelle di Mangano, Savoia e il portiere Remondi, sostituito comunque dall'articolo 11 di giugno, giocatore e portiere degli A-Team, mentre i TRT devono fare solamente l'assenza di Maggio. Parte la partita, dopo due minuti subito Caggeggi apre le marcature con un bellissimo gol da furiare, quindi i TNT partono subito benissimo, ma occhio alla reazione dei Keglevic con Vitale che subito ruba palla di Giovanni e ha l'occasione e si presenta davanti la porta di Pezzino, ma il giocatore Vitale spreca il possibile pareggio, ma al sesto minuto il pareggio arriverà con Vitale che si riscatta dall'errore precedente e va a segnare il gol dell'1-1. Ma il pareggio durerà solamente un minuto perché i Keglevic rimontano la situazione e Costanza va a siglare il gol del 2-1. Però il vantaggio di Keglevic durerà solamente 60 secondi perché all'ottavo minuto Caggeggi su un tiro cross va a segnare il gol del possibile 2-2, un tiro che sorprende Di Giugno che non si aspettava la possibile conclusione del giocatore TNT, quindi i TNT pareggiano 2-2. La partita comunque è piena di intensità. E dopo diciamo questi primi minuti è già a 1000 e al 18° minuto ci sarà comunque lo giudice a svegliarci tutti con uno splendido 1-2 con Costanza e Keglevic quindi ripassa nuovamente in vantaggio con questa splendida azione lo giudice Costanza e lo giudice fa siglare il gol del 3-2, ma due minuti più tardi arriva anche addirittura il 4-2 con uno splendido contropiede dei Keglevic e Trubia va a concludere l'azione realizzando il quarto gol. Ma prima della fine del primo tempo comunque TNT non mollano la presa e Puccio su assist di Di Giovanna va a siglare il 4-3, quindi i TNT sono ancora vivi e i primi 25 minuti si concludono con il risultato, con il parziale di 4-3. Inizia la ripresa e i TNT pareggiano dopo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo. Puccio su calcio di punizione va a siglare il 4-4, splendido il calcio di punizione del numero 10 dei TNT. La Barbera e Costanza hanno la possibilità di realizzare il quinto gol, soprattutto Costanza ci stava delizzando con una splendida rovesciata, davvero da applausi il suo gesto. Peccato perché sarebbe stato un bellissimo gol. Sta di fatto che comunque il quinto gol arriverà dalla parte dei Keglevic al sesto minuto. Trupia da calcio d'angolo insacca il gol del 5-4 e quindi i Keglevic nuovamente sono in vantaggio. I TNT provano a reagire, non ci stanno a perdere questa gara. Infatti il pareggio arriverà all'11° minuto con l'Albabera con un bellissimo gol da fuori aria. 5-5, partita che diventa sempre più bella, ricca di gol, spettacolo. Oggi non ci potevamo mai annoiare. Pure Manuel, che cosa è successo sul 5 pari? Sul 5 pari lo giudice ha la possibilità addirittura di realizzare un altro gol, ha la possibilità di realizzare il sesto gol, ma purtroppo per lui il palo nega a lui la gioia del gol. Ma comunque due minuti più tardi lo giudice si rifarà, e come si rifarà, con uno splendido gollazzo al volo dell'ex giocatore dei Bula Boys su assist di testa vitale. Il giudice tira al volo, traversa rete, diciamo un ottimo ritorno quello di Riccardo Lo Giudice che mancava dai campi da ben 3 mesi, e già si può dire che la prima partita solo 2 gol, diciamo tanto di cappello a Riccardo Lo Giudice. Ma non finisce qui il festival dei gol perché al 19° minuto arriva anche il 7-5 di Costanza che in contropiede va a realizzare il settimo gol e diciamo che questo settimo gol mette le mani sulla vittoria dei Keglevic, ma la partita non è finita, anzi potrebbe addirittura arrivare all'ottavo gol dei Keglevic, ma Guarnotta fallisce il possibile tempo vincente dopo un tiro parato di Costanza. I TNT nei minuti finali provano comunque provano il tutto per tutto per cercare di evitare a tutti i modi la sconfitta, ma a 5 minuti alla fine arriva l'8-5 di Vitale con Pezzino che si addormenta completamente sul pallone e Vitale bravissimo a sorfare il pallone e realizzare l'ottavo gol. I TNT comunque non termodono, provano in tutti i modi la sedere la metà campo avversario, ma un bravissimo Di Giugno tre pali nega più volte il gol ai TNT. Nel finale arriva la tripletta di Riccardo Lo Giudice
che va a realizzare il gol del 9-5, che è tripletta che regala punti bonus anche alla squadra di Costanza. Migliore in campo a questo quindi punto. Quindi si può dire che lo giudice non solo torna dopo tanti mesi in campo, ma si addirittura si guadagna la pagnotta diventando sicuramente il man of the match della partita. Quindi i Keglevic ottengono la seconda vittoria consecutiva dopo diciamo un avvio disastroso di campionato, quindi i Keglevic si proiettano nelle zone playoff grazie a queste vittorie, ma anche, ripetiamo, grazie a uno splendido Riccardo Lo Giudice, mentre i TNT purtroppo non erano stati in partita fino a 5 pari, sì, poi sì, hanno subito il tracollo. Sono riusciti comunque a tenere il passo di Keglevic, poi nel finale sono riusciti, forse qualcosa è calato tra di loro, qualche errore sotto porta magari, sì forse devono essere più concreti sotto porta, sono sbilanciati forse un po' troppo in avanti, hanno forse qualche cosa da rivedere in fase difensiva, sta di fatto che comunque non hanno potuto cogliere l'opportunità di fare punti oggi. Una squadra che comunque ben figura con qualsiasi avversario al di là delle sconfitte che possono arrivare. Sì, diciamo che TNT tutte le sconfitte che hanno fatto te la sono sempre giocata, ma c'è qualcosa da rivedere in fase difensiva, subiscono davvero gol che parecchio discutibili, c'è comunque da lavorare. I TNT sono un'ottima squadra e sicuramente avranno modo di rialzarsi in questo campionato. Ringraziamo Manuel Busetta, appuntamento grazie a venerdì prossimo. Ciao.